Ciao a tutti e a tutte da Quiri, dal Calcio Secondo Quiri. Oggi ritorna una vecchia rubrica del mio canale, e cioè i grandi confronti. Oggi Quiri vuole mettere a confronto due argentini semplicemente straordinari, epoche diverse, ma stesso piede fatato, il sinistro. Nell'ultimo decennio più di una volta qualcuno ha provato ad accostarli. Bene, adesso io vi spiegherò quali sono, secondo me, le principali differenze tra i due sulla base di 10 caratteristiche tecniche, fisiche e psicologiche. Da questo confronto uscirà, come sempre, nei confronti di Quiri, un vincitore. Oggi Quiri mette a confronto il Pibe d'Oro e la Pulce. Maradona contro Messi. Tra Maradona e Messi userò lo stesso verbo, il presente, anche se Maradona, come sapete tutti, ha già smesso di giocare, mentre Messi gioca ancora. La prima caratteristica che andiamo ad esaminare è la velocità. Maradona è veloce, ma non uno scattista. Quando parte palla al piede per superare gli uomini, usa molto la tecnica con il suo sinistro magico, mentre Messi in progressione, secondo me, ha qualcosa in più, perché nello scatto secco, soprattutto nei periodi migliori, gli bastava a volte buttare anche solo la palla avanti per superare gli avversari. Velocità di Maradona 9. Velocità di Messi 9,5. La seconda caratteristica che andremo a confrontare è quella del dribbling. Né Maradona né Messi, pur saltando come e quando vogliono i loro avversari, sono dei driblomani nati alla Ronaldo brasiliano o alla Figo, tanto per intenderci. Credo anche che, oggettivamente parlando, nemmeno abbiano tanto bisogno di dribblare molto, visto che le loro qualità, sia fisiche che tecniche, gli consentono spesso semplicemente di spostare il pallone per eludere chi prova a contrastarli. Dribbling di Maradona 9. Che andiamo a confrontare è quella del tiro. Entrambi sono in possesso di un gran tiro dalla distanza sotto il profilo della precisione, e su questa caratteristica siamo a livelli veramente assoluti. Ma sul piano della potenza, secondo me, ci sono stati giocatori migliori, mi vengono in mente Matheus e Cristiano Ronaldo. Quindi un punteggio equivalente. Tiro di Maradona 9. Siamo a una delle cime più alte di questo confronto. Sia Maradona che Messi vedono corridoi che un giocatore normale o anche solo bravo nemmeno si immaginano. Sia in corsa che da fermo, entrambi sono una vera e propria manna per gli attaccanti che giocano con loro, perché hanno gli occhi sia davanti che dietro. Assist di Maradona 10.
quinta caratteristica è il colpo di testa. Beh, Maradona 165 centimetri, Messi 169 centimetri, ho detto tutto. Non è esattamente il gioco aereo il loro colpo segreto, anzi, è proprio il loro punto debole. Detto questo, Maradona qualche gol di testa, anche pregevole, lo ha anche fatto. Messi quasi mai, a parte quello della famosa finale del 2009 contro il Manchester. Ma nel complesso, in questo fondamentale, meglio Maradona. Colpo di testa di Maradona, 7,5. Colpo di testa di Messi, 7. La sesta caratteristica è la potenza. Pur essendo di statura non altissima e di corporatura non robusta, entrambi sono difficili da spostare nel corpo a corpo. Maradona però rispetto a Messi ha più fisicità e vince più duelli con gli avversari. Potenza di Maradona, 9. Potenza di Messi, 8,5. Siamo alla settima caratteristica, che è l'acrobazia. Anche questa non è una caratteristica per la quale i due argentini vengono ricordati, ma credo che il Pibe de Oro abbia più dimestichezza in questo fondamentale rispetto alla pulce. Acrobazia di Maradona, 8. Acrobazia di Messi, 7. Ed eccoci ai calci piazzati. Messi ha fatto diversi gol su punizione, Maradona di più. E soprattutto molte punizioni di Maradona le ricordiamo come veri e propri gioielli. Il Pibe de Oro nei calci piazzati era veramente il top dei top. Calci piazzati Maradona, 10. Calci piazzati Messi, 9,5. Ed eccoci all'apice di questo confronto, la tecnica. Il livello è semplicemente spaziale e anche se qualcuno storcerà il naso, dico per entrambi. Messi tecnicamente parlando non ha nulla che invidiare a Maradona, anzi come movenze, tocco di palla è quello che nella storia secondo me gli si avvicina di più. Palla incollata al piede sempre, un pareggio di lusso. Tecnica di Maradona, 10.
10. Siamo a uno dei motivi principali per il quale Maradona, secondo me, è e rimarrà sempre sopra Messi, e cioè la personalità. Maradona è il 10, il fuoriclasse che non ha paura di niente e di nessuno, in qualsiasi situazione si trovi, club o nazionale che sia. Il pive d'oro fa la differenza con Napoli, facendo vincere gli unici due scudetti della storia ai partenopei e facendo vincere all'albiceleste l'ultimo mondiale nell'86. Messi purtroppo non ha mai avuto nell'Argentina lo stesso rendimento che ha avuto nel Barcellona. La personalità di Diego è quindi nettamente superiore a quella di Lionel. Personalità di Maradona, 10. Personalità di Messi, 8,5. E allora il verdetto è Maradona 92, Messi 87,5. Il vincitore è il Pibe de Oro. Maradona, secondo me, ha inciso di più rispetto a Messi. E come spiegato nella parte della personalità, è questo, secondo me, uno dei motivi principali di questo esito. Messi ha appena compiuto 30 anni e quindi, considerato il fatto che oggi le carriere dei giocatori si sono molto allungate, non è detto che non possa ridurre le distanze con Maradona, magari vincendo quel famoso mondiale che ormai manca da troppo tempo a tutti i cuori argentini. Ma non penso che ormai Messi raggiungerà Maradona, che per me è e resterà sempre il numero uno in assoluto. Bene, amici e amiche del Calcio Secondo Quiri, questo era il mio pensiero, il mio confronto tra Messi e Maradona. Io invito anche voi a fare il vostro personale confronto mettendolo sul mio canale YouTube e anche sulla mia pagina di Facebook. Continuate a seguire il mio canale e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao da Quiri!